Buongiorno a tutte, buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, topoline e topolini, come vi chiamo io. Allora, benvenute nel micesso. Nuovo tutorial, questa volta abbandoniamo un attimino Halloween, che qualcuno si è spaventato dal mio ultimo video, mi pensavo di aver fatto una cosa spaventosa. Una cosina a tema volevo fare, ecco ragazze. E nulla, ho usato, ecco, dei prodottini naturali sugli occhi. Ho usato quelli della Buff, della Bad Buff, insomma come si chiama, e della Neve Cosmetics. Così almeno dice una cosina un pochino per far vedere una cosina un pochino più chiara, insomma, se no sempre quei trucchi pesanti. Questa è una cosina un pochino più chiara, diciamo così, che io definisco chiara e naturalmente portabile da tutti, perché dai, un rosino semplice. Ho fatto che mi preparo con voi, era tanto un facevo, si sta un pochino insieme, un pochino a chiacchiere e via, una cosina parecchio leggera, ecco, diciamo così. Va bene ragazze, io vi saluto e vi mando un bacione, ci sentiamo prossimamente. Ciao tope, ciao belli. Iniziamo subito a lavorare sugli occhi e la base si fa dopo. Allora vado a prendere la mia matita della NYX, questa qua è il numero 604 come uso sempre, e la passo su tutta la palpebra, sia mobile che fissa, e poi la vado a sfumare con i Allora, polpastrello, prendo così. due pezzettini di scotch e vado a sistemarli qua, seguendo la linea delle ciglia inferiori, così, così. E così. E inizio subito a lavorare la parte centrale, la piega dell'occhio, con lo stregato, questo ombrettino di Neve Cosmetics. Così. Allora vado a prendere questo ombretto della Buff, che si chiama Grazios, questo qui che vi avevo fatto vedere l'altro giorno e mi erano arrivati, e lo vado a passare su tutta la palpebra mobile. Allora vado a prendere i fazzolettini, questi imbevuti struccanti, tolgo lo scotch e vado a togliere il fallout dell'ombretto che è cascato. Allora vado a prendere la mia matita, questa è di Kiko, è un casual. Allora, eyeliner. Allora, vado a prendere questo eyeliner bianco di Deborah. Come al solito ripeto che, per chi non avesse visto gli altri video, non è più in commercio questo qua. Allora, vado a sistemarmi le sopracciglia con questa matita della Waterproof, però non, le, lava, leva, non si riesce più a capire. Vabbè. Allora, vado a prendere questo fondotinta di Deborah. Vado a prendere questo correttore di Effolar, questo qua. Oddio, che paura. Vado a prendere un po' di cipria, questa è della Xi Yubi, insomma questa marca strana che non mi riesce a dirla.
Allora, facciamo un po' di contouring con questa terra della Debbie. Allora, vado a mettere un po' di blush sulle gote. Prendo questo qui della palette della Fraulein, questo qua, dove c'è tutti i blush. Prendo questo rosina qui. Allora, sulle labbra vado a mettere questa matita pastello che si chiama Coccinella Pink. Bellino il nome, eh? Di L'Oreal che mi ha regalato Rita, ciao amorosa, che è il numero 285 Color Rich, si chiama questo colorino qui, proprio un bel rosa. Vado a fare gli ultimi ritocchini col come si chiama con lei i Fine. languini di ecco qui nell'occhino così. Poi allora ragazze, io penso che questo sia finito come trucco bellino così, insomma, senza star a ritoccare tanto. E niente, ci sentiamo prossimamente. Ciao belle.